sulla gestione dello stress e di nuove situazioni. Se potrei essere più indirizzato verso quella strada oppure essere indirizzato in una strada più pratica. È un'esperienza lavorativa in più che fa sempre comodo, soprattutto sul curriculum. Grazie al servizio civile sono riuscita a spronarmi e ad essere meno timida con le persone. Questa esperienza mi ha dato molte idee sulle strade lavorative che posso seguire dopo la scuola. A giugno, anche all'inizio dell'estate, ho aiutato il mio collega di Semestre Universale a disegnare la lingua italiana dei ragazzi pakistani. È stata una pizzata che abbiamo fatto e secondo me è stato un bel momento di comunità. Tutto il tempo che ho passato con gli altri ragazzi del Servizio Civile Solidale, del Servizio Civile Universale. Di eventi, quindi a partire dal Carnevale, a San Nicolò, alla Festa delle Terze Medie. Tutti i momenti passati qui sono stati divertenti. Una settimana di divertimento ma anche una settimana formativa. Sicuramente non è stata un'esperienza facile perché tra spostamenti, viaggi, mi ha aiutato molto anche il fattore organizzativo. Da questa esperienza ho imparato molto, specialmente sulla gestione dello stress. Da questa esperienza mi porto a casa un metodo di studio più organizzato e ottimizzato anche nei tempi. In più ambiti. Da una semplice gestione di un evento a qualsiasi ambito rispetto al mio ruolo. Non tenete duro fino alla fine, anche se arriverete a una certa in cui vedrete che comunque le ore continueranno ad andare avanti. Un messaggio che vorrei lasciare ai futuri volontari è quello di non avere paura di mettersi in gioco perché è andato tutto bene. Non abbiate paura di fare errori perché solo questi ci permettono di crescere come persone. Mettetevi in gioco perché è un'esperienza che lascia a tutti qualcosa di diverso. Cioè, tutto ciò che mi sentirete dire è di lasciarsi andare.